Mauri, speriamo, speriamo, siamo, dai, in viaggio. Dai, speriamo, speriamo tutto bene. Cari amici, siamo in viaggio. Ma qua. Una vecchia pressa. Siamo qua alla zona industriale. Questo è il paese di Cortenova e, cari amici, abbiamo mangiato in questo magnifico posto, la trattoria del mulino. Mauri, si inizia, eh? È veramente, si parte, sì, fantastica zona industriale, quindi lavoro e la villa ci attende, la Casa Rossa. E cari amici, la Casa Rossa, prendi con qua Mauri, da lì ci piacciono le visuali, la pressa antica che qua lavorano, bellissimo. Andiamo alla Casa Rossa, Villa De Vecchi, da questo magnifico posto, Cortenova. Bene, al 20 di settembre 2018, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri. Youtuber Mauri, sono ancora youtuber Mauri. Benissimo, fantastico, cari amici, ad adesso. Cari amici, stiamo avvicinando alla Casa Rossa. Qua, allora, immaginatevi su tutto un ambiente molto familiare, molto paesano, bellissimo, perché a noi piace così. Allora, bellissimo allenatorio, guardate che acqua fantastica, acqua di montagna, proprio il luccichio dell'acqua di montagna, e stupendo. Abbiamo proprio segni particolari e ancora, perché c'è lo stendino? Perché ai tempi d'oggi ancora vengono al lavatoio a lavare bucato a mano al lavatoio. Nel 2018, 20 settembre 2018. Bene, benissimo. A tra poco, cari amici. Ok. Cari amici, siamo qua alla Casa Rossa, Villa De Vecchi. Naturalmente all'interno vi racconteremo meglio tutta la storia, perché adesso facciamo il sentiero per la Villa De Vecchi. Quindi partiamo, iniziamo, così siamo già dentro e saremo più comodi per poter discutere e far vedere sicuramente. Oggi 20 settembre 2018, un giovedì, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri. Youtuber Mauri, che si è riciclato in Misteri e Curiosità Urbex Movies. Niente, siamo proprio sul davanti all'ingresso della villa di Felice De Vecchi, cosiddetta Casa Rossa, e meta dicono che sia infestata, anche se il proprietario nega ovviamente. Il proprietario cos'era? Era il custode che diceva che qui non c'era niente. Comunque niente, sono state provate diverse presenze da altri ghost hunter che sono venuti qui. È stata teatro la casa di numerosi omicidi nel passato, e si dice. Poi naturalmente poi negano, non sappiamo qual è la verità. Ufficialmente poi si dice negano anche che una fontana era sul davanti e che poi è sparita, perché aveva una fontana inizialmente, tanto per cambiare l'anno, l'hanno presa, guarda, prendo io la fontana. Di là c'è la casa del custode, di là, sì, vedete, piccolina comunque di là, da quella parte, sì. E questa è la villa, questa che è adesso la villa, andremo, insomma, Mauri, allora accingiamoci, dai, prendi la videocamera, cari amici, prendiamo tutto. Oggi abbiamo tutto, facciamo un po', dai. Ce la fai a portare tutto, sì, Mauri? Pure io porto così, va? Perché comunque, cari amici, fa ancora un po' caldino. Anzi, sì, fa caldo abbastanza. È una, il sole picchia. Una giornata fantastica, bella calda. Quindi noi assolutamente ci accingiamo a vedere questa villa.
magari. Allora continuiamo, magari. Vediamo. Mauri. Sì, sì, fa pure qualche foto se vuoi. No, però adesso dovremo riuscire assolutamente ad entrare. Troppo bello, cari amici. Vediamo la dimora da questa parte. Ve la faccio vedere di qua. Guardate che bella. Ma è fantastica, sublime in questa giornata di sole. Una giornata di sole. Il buon Mauri sta facendo qualche foto e la casa troppo bella veramente. Io prendo le mie cose, indovinate cosa ho portato? La tastiera, indovinate cosa faremo con la tastiera. Andiamo verso la casa. Mauri sarà già venendo di qua. Beh, bene, cari amici. Ecco il buon Mauri che è venuto, è arrivato, e questa è la dimora che adesso andremo a visitare. Praticamente la melodia gaelica per l'autunno che viene. Il gaelico è la lingua che precede lo scozzese, precede l'inglese. Quindi ha radici nello scozzese, nell'inglese e addirittura nella lingua latina. È un canto di mill'anni fa, l'ho tradotto, c'era anche una traduzione in italiano fatta la mia, perché altre traduzioni non prendevano in considerazione alcune radici della lingua latina. E benissimo, quindi Gennaro Giulmini e youtuber Mauri, qui alla Casa Rossa, dimora a Villa De Vecchi, al 20 settembre 2018. Cantiamo e suoniamo, Mauri, come viene? Petti e torcia, fruttuosa torcia, canto con più felicità. Michele il buono, il tuo aiuto, la luce di Brigida, il nostro aiuto. Ci migliora in ogni momento, migliora il nostro ventre, ci migliora in ogni momento, migliora i nostri figli. Ogni passo sia miele sotto il mio tetto. In nome del Figlio della Luce, che ha dato modo loro di crescere. Latte, burro, marmellata, prodotti buoni nella nostra terra, non ci sarà mancanza, non nella nostra famiglia, non nella nostra famiglia. In nome di Michele, nostro amore, la colomba, braccio delle virtù, con la benedizione dell'agnello e di sua madre. Siamo a piedi del tuo trono, donaci la consacrazione a te delle battaglie. Dalla nostra parte, amore, destino, fortuna e perseveranza. La consacrata nostra produttiva terra ci doni la felicità e la pace. In nome di Dio Padre e dei tre insormontabili angeli. Tarassaco, famiglia di aglio, pianta del di gesso, vegetali sottili, le tre cime gigantesche e madre terra. Prega divina dai capelli grigi, sette settimane, sette volte, raggio splendente in montagna, Erica rossa, ritorno alla luce. E gaelico, lingua antica, ma avevano, la facevano poeticamente.
sempre il nostro Dio, è venuta la luce candidamente. Stava stendendo il suo braccio a grandi linee, prendendo il prato a piazze chiare, un abbraccio con stupore l'altro anno, e se sei quest'anno lontano, rimani con noi. Quindi Mauro, fantastico, è una melodia antica del gaelico, magari facciamoci un po' di... Intanto, intanto è venuto il file, adesso magari facciamo, sì, adesso ripetiamo con le pile sistemate, cari amici, speriamo che sia venuto bello come dal pianoforte della Casa Rossa. No, adesso sistemo, ogni tanto le pile vanno come vanno, qua dalla bellissima Casa Rossa, cari amici, e fuori il panorama. Allora, i tasti di sostegno bemolle sono più esatto per la musica.
Tedeschi aveva contatti con l'Oriente nei suoi traffici di commercio, con ciò che faceva, sì. E praticamente per i campi commerciali e aveva questa stanza, la Villa dei Vecchi, Casa Rossa, aveva inizialmente una stanza dedicata a un continente diverso. Ah. Datti una spolverata lì che ti si sia messo. Mica quanta polvere che c'è qua. Mamma, non ci stiamo sporcando, ha detto mia madre. Mi raccomando, non impolverati. Giusto. Non ci stiamo impolverati. Bravo il nostro maestro. Mauri, allora facciamo un giro della casa. Sì, 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 va bene, io sono qui. Bene, dai, riprendiamo e giriamo la casa. Ah, con K2, beh. Ma intanto facciamo il giro della casa così, dai. Intanto possiamo lasciar qua, poi. Intanto facciamo un giro. No, prendi Mauri. Sì, si vede, sì. Protesta, K2 protesta. Vabbè, lo sta facendo scattare, abbiamo rotto i coglioni. Benissimo, il signor De Vecchi. E ha detto, ma cazzo. No, lì comunque, sì, abbiamo... Allora, cari amici, che poi è un posto così, scusatemi se mi permetto, allora siamo artisti, siamo liberi di fare arte, anche se è libero, Gesù salva la vedi, oh, guarda, ti stai lampeggiando. Fai vedere, ma... Lo so, se ecco. Siete... Dai, prova a fare delle domande. È il conte dei vecchi. Che ha apprezzato la nostra musica. Sì, vedi. Fantastico. Bene, Mauri. Gesù salva le nostre anime. Allora, può essere una cosa pazzesca, però per come è fatta questa casa andrebbe bene per farci una chiesa della dei miracoli. È veramente. Scusate, allora io sono libero e liberamente dico così. Pensatela come volete. Beh, adesso noi lasciamo lì K2 e la pianola. Facciamo un giro così, bel cammino. Cammino che è all'antica, giustamente. C'è un buco.
Beh, sì, per forza. Ma faccio vedere il buco. Ma... Beh, se c'è il camino, c'è anche il buco fuori. Qua quanti minuti? Però sono venuti giù dei mattoni a quanto loro. Cari amici, qua c'è il foro del cammino. Ebbene, Mauri, continuiamo per un rapido giro. Bene, Mauri. Benissimo, benissimo. Ecco. Facciamo intanto un rapido giro, poi facciamo varie altre ispezioni video. Attento lì di... perché anch'io sono inciampato lì. Un rapido giro. Qua la selva, la foresta. Dove siamo entrati. Qui, varie scritte, vabbè. Parti belle. Naturalmente. Ok. Qui c'è, per terra sono segni di un fuoco, lì si vede che hanno bruciato della legna. Non so. Bello, sì, avranno fatto un falò a un certo punto. Magari vengo là. Senti come... come la, si sente il rumore della i rumori, cari amici, della fabbrica, la zona, praticamente l'area delle fabbriche che lavorano qua. Qui sopra in alto. Qui, cari amici, abbiamo la zona delle strade. Io allora vado attento. Attento Mauri qua. Sì, sì, vado beh, io, certo. Vado io. Ecco, vai tu lì. Stavo cadendo giù. Siamo qua, è vero Mauro, a guardare queste scale fa paura solo a guardarle. Guarda, io faccio vedere qui sì, che, vedere un po', che sono veramente pericolanti. Allora, veramente... Come cazzo fai ad andare su in alto? Fa paura solo a vederle, perché non hanno il cuore in mano. E poi Mauro, c'è da dire un'altra cosa, sono scale aperte. Quindi quando si cade, non si cade sull'altra scala, Mauro, si cade proprio giù, di sotto. Allora, il nostro consiglio, non fate le scale, non dovete far vedere che siete chissà chi, supereroi, nessuno deve fare supereroi per forza. Non fate queste scale, sono il massimo della pericolosità. Da spavento, io solo a vedere, mi spavento solo. No, io come le avevo mi si accappona. Fermo lì, fermo lì. Continua. Aspetta. Ah, vuoi fare una foto? Sì. Allegria. Ok. Beh. Ci voleva una foto di Gennaro sulle scale. Ecco, adesso vengo di qua. Facciamo una breve. Bene Mauri, si continua. Sì, c'è un articolo tipicato di blu. Senta che è duro, faccio dico. Com'è Mauri? Ah, che bella! L'Oceania! Forse era una stanzetta piccolina per dell'Oceania, ecco, vedi? Sì, sì, infatti. Gli antichi, colori, qua giallo. Giallo, rosa, incredibile. Buco, lì, se mamma mia, beh, andiamo all'avanti, non andiamo all'indietro. No, sì, sì, sì. Qua c'è il famoso buco della villa. Qua, beh, facciamo vedere allora. Niente, allora, tu aspetta, vai avanti che io... Bello. Allora, cari amici, naturalmente un po' distrutto. Spiegheremo mano a mano perché. È rimasto su lì una luce e boh. Qua in stanza, questa qua è un po' buia. La stanza è un po' buia. Beh. Però sempre. Cuoricino Mauri, chi lo sa che porta bene, chi lo sa. Infatti. Beh, bene Mauri, quindi adesso andiamo a prendere le nostre cose e in un'altra spezione di filmati così. Facciamo la spezzone e raccontiamo, quindi andiamo. Sì, adesso prendiamo le nostre cose e raccontiamo un po' come mai la villa è conciata così. Mauri, perché va bene. C'è stata una sì, anche l'alluvione. L'abbiamo già detto. Bene, bene. Ecco qua le nostre cose. Adesso andiamo di là a continuare. Dove andiamo? Andiamo, facciamo, andiamo tutto il giro. No, di là però. Bene. Di là, dalla parte di là. Sì. Quelle scritte di G, poi lì ci vediamo un'altra, io lo adesso ci vedi qua. Vedi quelle scritte di G, sai che cosa vuol dire? Cari amici, la dimora dei vecchi, la villa dei vecchi,
formazione di Cortenova. Allora, prima di tutto, la storia di questa villa, il Conte dei Vecchi, allora, ovviamente la proprietà dice no, non è mai successo nulla. Quindi andiamo con la leggenda, Mauro. La leggenda vuole che si furono purtroppo degli omicidi per conto dei vecchi, successero delle situazioni un po'. Poi successivamente Adwell Crowley, un mago che si dice si riunisse qua. E anche in quel caso accaddero diverse situazioni poco piacevoli. Io tra l'altro il nome giusto di questo mago qua, per dirla proprio in breve, il mago Biagio Pazienza, sì, è un nome un po' difficile per noi. Aleister Crowley. Adesso poi faremo mano a mano, andiamo di là, dall'altra parte un attimino, a far vedere perché questa casa, Mauri, è piena di sabbia, di detriti. Però facciamolo vedere proprio dove i detriti sono di più. Sì, perché è più. Quindi questo è il bellissimo cammino, Mauri. Le pressioni di questo bellissimo cammino. Il cammino antico si è salvato proprio alle gambe. Cioè, c'è un cammino di quelli. Dico Mauri, vieni pure qui, però. Non devo verso la telecamera. Io dicevo, verso la telecamera, i nostri amici. Com'è il cammino? Cammino abbastanza resistente. No, poi la bellezza di un cammino, quindi fa capire il calore. Il calore quindi per stare assieme, no? Ritrovarsi, ritrovarsi al cammino. Bene, sarà quello che era l'atmosfera. Continuiamo nella tua stanza, andiamo di là, Mauro. Ciao, io prendo la cosa, ti seguo, cari amici, partiamo dove le mazioni sono un po' di più, anzi io devo prendere la torcia. Eh sì, se no non si vede niente. Lascio qui il coso, perché tanto... Qua facciamo vedere... Ah, sta suonando, va. Fa vedere. Chissà se lo fa ancora. A volte si accende. A volte si accende, chissà se ci fa piacere di accenderlo tutto. Signor Deletti, faccio un po' di suonata. Guarda, l'ha fatto. No. Guarda, ha risposto! Mamma mia, mi sa che è infastidito però, eh! È infastidito, ha fatto così, non so se è gradito o è infastidito. Bene. Io adesso non lo so, non avendo il voice... Senza cellulare vicino a noi, cellulare spenti così. Non c'è cellulare, guardate che lì che... Quindi il noi... signor De Vecchi aveva diverse stanze dedicate ognuna a un continente diverso. Oh, continua a lampeggiare. Con colori diversi e stanze dedicate ognuna a un continente, in questa casa, con mobilio di quel continente. Perché il signor De Vecchi, Felice De Vecchi, faceva viaggi intorno al mondo per lavoro, anche per commercio. Sì, guarda. A volte scatta. Scatta perché come se... Il signor De Vecchi faceva viaggi. Ma io ti devo riprendere a te, perché sennò... E quindi le stanze hanno anche a volte colori diversi, in base ai continenti del mondo, bellissimi. Bene, si continua, cari amici. Andiamo appunto dov'è tutto macerio un po', no? Sì, beh, andiamo dove è distrutto. A mostrare il perché tutto ciò.
Allora, io direi di mettere la videocamera, posizionarla in un punto. Ah, sì, Mauri. No, guarda. Se trovi un punto, bene. Sì, se no... Oh, guarda, l'ha appeggiato. C'è qualcuno. Bene. Oddio, visto che il raggio d'azione è questo, quindi se scambia... Sì, mettiamoci proprio qua, così siamo sicuri. Indietro, così siamo sicuri. Se no ci vediamo. La posi può essere stravacca. Allora, cari amici, vedete che è tutto mezzo un po' distrutto. C'è molta polvere, molta sabbia, molte macerie. Moltissimo. Allora, dobbiamo dire questo. Che nel 2002, a novembre del 2002, ci sono stati 18 giorni di pioggia ininterrotta. Mm-hmm. In questi 18 giorni di pioggia ininterrotta, una cosa che veramente non me la ricordo, una cosa del genere. Certo, è avvenuto, però 18 giorni di pioggia ininterrotta. Qui in Valsassina, qui proprio alla Casa Rossa, qua vicino, a Cortinova, c'è stata la frana nel 2002, novembre 2002, la frana di Cortinova. Sì. Venuta giù veramente mezza montagna, meno male non ha toccato il paese, e si pensava che questa villa fosse stata sepolta dalla frana, addirittura fosse stata distrutta, devastata dalla frana. Sì. In realtà la frana la sfiora soltanto, e però naturalmente per colpa di quella frana del 2002 la casa cominciata a distruggere. Quindi non è in questo caso tanto vandalismo, non si parla di vandalismo, ma proprio la prima grande devastazione è dovuta all'alluvione del novembre 2002. Ecco qua. E infatti anche a Milano c'era l'acqua alta, ma non ti ricordo. Sì, è un disastro. Io lavoravo a Milano in quel periodo, Mauri sta ad abitare a Milano, quindi l'abbiamo vissuto in quel periodo. Va bene, cari amici, dovevamo dare questo spazio. Ma adesso mi viene in mente una cosa, ma se un uomo o una donna, se un uomo accende, se sei una donna, no, se un uomo, no, se una donna, c'è una donna. Perché, ma sai, ti dico, quando bevevamo il caffè, Mauri, sembrava, c'era fatto il volto, c'era sempre la tazzina del caffè, il volto di una donna. Sì, comunque noi... Magari l'amante del De Vecchi. L'amante del De Vecchi. Allora, è la moglie del De Vecchi. No, è l'amante? Sì, l'amante del De Vecchi. L'amante del De Vecchi. Quando abbiamo bevuto la tazzina del caffè, cari amici, qua vicino a 50 metri nella zona industriale, sappiate c'è il... c'è una osteria? No, c'è una trattoria. Trattoria Mulino. Trattoria il Mulino si mangia divinamente. Questo modico si mangia abbastanza bene. Mauri, ma ti rendi conto, siamo in un posto sperduto, ma a 50 metri c'è la trattoria divina. Quindi, ricordate, già industriale, ma tanto artigianale, non ci sono dove. Sì, no, bello. Siamo una grande industria, però molto, molto, diciamo, bello, bellissimo. Lì trovate questa trattoria al Mulino, fantastico. Diamo fastidio. E quindi, quando abbiamo avuto il caffè... No, se facciamo non diamo fastidio, però. Sì, adesso, no, ma quando mai diamo fastidio, Mauro? E noi siamo così gentili ad andare nei posti. Siamo venuti a riprendere cari amici, sappiate, alla fine della tazzina, quando ho bevuto il caffè, si è formato un volto di una donna. E allora niente. E allora è l'amante del De Vecchi. E chissà qui. Certo, insomma, bene, le leggende ci sono, d'altronde... Le leggende ci sono, allora la proprietà nega tutto, sappiate, la proprietà della casa nega tutto. Queste sono leggende e noi crediamo comunque alle leggende. Comunque, Gennaro Cernini, youtuber Mauri, al 20 di settembre 2018, a Cortenuova, Vindo di Cortenuova, comune di Cortenuova, quindi frazione, in Valsassina, provincia di Lecco. Grazie.
Benissimo, adesso che facciamo? Ma bene Mauro, un po' di vari, noi mettiamo un po' di spettacolo. Intanto io faccio due foto qui a queste campate. Bene cari amici, bene, un like, iscrivetevi se volete, se potete. Ecco Mauro, ci manca questo. Mauro. Aspetta. Dillo, diciamolo. E anche questa volta ce l'abbiamo fatta. È ancora finita, ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo ancora finita, ragazzi, abbiamo il tempo di trovare qualche fantasma. Mettete un like in mano. Però ce l'abbiamo fatta. No, comunque dai, apprezziamo l'arte. Sì, bene, bene, cari amici. Perché poi c'è chi, ma del resto almeno per quelli che ci seguono. Sì, ma bene, cari amici. Cioè io dico almeno per quelli che ci seguono. Ci seguono, poi, cari amici. Io faccio una foto qui, non so chi c'è, se c'è qualcuno. Ci seguono, Mauri. Se c'è una donna. Ebbene. Qua c'è il famoso buco, di là le belle stanzette. No, qui, bene. Qui aspetta, faccio. Si continua, Mauri. L'entrata la devo fare, ecco. Chissà se lo tira al rosso. Chissà se lo tira al rosso. Se lo fa lampeggiare. Chissà che non c'è più nessuno per adesso. Cari amici, i rumori. Io ho messo al massimo. Fallo lampeggiare, dai, su. Ecco che Mauri cerca questi contatti misterici e noi continuiamo a far vedere le maestose bellezze di questo luogo. Troppo bello, cari amici. Il camino. C'è la donna, no? E guardate, la donna che è qui. Qua un sasso che venne giù, venne dentro con l'alluvione, la piatta, e dai muri spaccati dall'alluvione, ma guardate che bel posto, in che bel posto siamo, cari amici, fantastico. Bene, si continua, cari amici. Mauri, ci sono dei colori fantastici. Dei colori troppo belli. Praticamente all'origine erano dei colori sensazionali, a dir poco sensazionali. Mauri, una cromia dei colori cromatici troppo belli. E qua il pianoforte, la stanza del pianoforte. Cari amici, che bello, Arte. Anche qui, noi continuiamo con le registrazioni in questa bellissima giornata piena di sole, piena di tutto, è stata una bellissima giornata. Questa dimora ci ha accolto, siamo stati felicissimi di poter entrare qui a filmare tutto questo ben di Dio, sempre nella speranza di dare un futuro a questo luogo. Ed ecco, noi continuiamo in queste riprese, gran bei colori, Mauro, ci sono dei colori in questa casa che si vedono al massimo della bellezza. Allora, tutto ok, cade a pezzi, è vecchio, però sappiate, si vedono i colori
dei colori bellissimi, perché dal rosso all'azzurro, della policromia, veramente notate, della policromia fantastica di quello che erano i colori originari. Mauri, faccio il giro per vedere questi colori delle pareti. Allora, cari amici, dirigiamoci in varie stanze a vedere questi colori delle pareti. Io porto la... Se no, adesso lo prendo e lo porto alla sala, diciamo, forte. Sì, bene, Mauri. Noi cerchiamo di fare al meglio, stiamo gestendo al meglio questa situazione di visita, cari amici. Io vi devo far vedere i colori. Allora, guardate, qua c'è un colore arancione e poi va anche sul giallo, va anche sul rosa. Qua invece proprio rosa, vedete? Proprio rosa. E poi qua abbiamo l'azzurro. E adesso spiegheremo, cari amici, seguiteci. Cari amici, Gesù salva le nostre anime. Allora, benissimo. Qualcosa di più. Allora, vi portiamo fantasticamente a vedere le stanze colorate ancora. Stanze colorate. Vicino alle scale abbiamo le stanze colorate. Ostia. Ah, dovevo portare la torcia. Sì, perché no, si vede poco, ma si vede. Cioè, in questo momento si vede solo un po' buio, però si vede. Ostia, avevo lasciato un meteorologico. Bene, adesso io mi faccio, vediamo un po' qua, facciamo un giro qua, l'entrata che va fuori di là, ma qui è pieno di sterpaglie. Ecco. La torcia. Perfetto. Allora, cari amici, non potevano mancare le stanze colorate. Qua ricordiamo il nostro cuoricino delle cose buone, speriamo sempre bene. E qua, dopo un po' di gradini, abbiamo le varie stanze colorate. Qua, verso il rosa. Direi, no, ma anche arancione. Arancione. Con un po' di arancione dentro, così. Poi qua proprio rosa. Qua rosa? Qua proprio rosa. E poi, bellissimo, riprendi pure da lì, Mauro. Parlo azzurro. Sì, riprendi un po' la stanza, ecco, sì. Benissimo. Quella deve essere anche una cappella votiva, questa. Può anche darsi. Da lì mi riprendi. Allora, cari amici, no, ma dai, inutile. Cari amici, queste erano le stanze colorate, ogni stanza rappresentava un continente. E questa anche evidentemente deve essere la cappella votiva. Ogni stanza rappresenta un continente, quindi ogni stanza aveva dei colori diversi. E, bellissimo, quindi vari continenti per varie stanze. Perché? Perché il signor De Vecchi praticamente faceva commercio in giro per il mondo, e facendo commercio in giro per il mondo aveva mobili, mobilio di diversi continenti del mondo, e ogni stanza per un continente diverso aveva un mobilio diverso di quel tal continente, di tutti i continenti del mondo, della terra. Bellissimo. E quindi tutti questi bei colori, fantastico. Questa deve essere anche una cappella votiva, può anche essere, sì, e lì bello fare il giro, fare anche il giro, fare scale, stando attenti. Aspetta, stando attenti, ma... Porca puttana! No, è che ci scivolava! cari amici, è facile, Mauri, lo so, no, ma io sono facile allo scivolo, devo essere sincero.
è qua, è così, caro amico. Non faccio le scivoloni. Belle stanze, Mauro. Ci ha fatto due volte in questa ringhiera qui. E qua all'esterno e qui il pianoforte. Bene, bene, continuiamo, cari amici. Bene, dai. Qua il, qui c'è il camino, camino e qua il pianoforte. Il pianoforte è quello illuminato, suona, anche se è rotto, però suona, dicono che suona. Chissà. Qui la tastiera che abbiamo usato, l'abbiamo suonato noi il pianoforte, l'abbiamo suonato la pianola per adesso, niente di che, a parte qualche vabbè, K2 qualche orb, ma niente di che, quindi bene insomma. Sì, sì, la, facciamo la... il giro del perimetro e poi... Bene, bene, è stata una fantastica giornata. È stata una fantastica giornata. Fantastico, guardate cari amici, che fantastica giornata per davvero, eh? Salutiamo e due bello, dopo ti messo tutto con calma, quello che della scuola, perché anche a posto allora, niente, qui è stato su cosa ma non c'è, è scattato molto, prima andava molto, adesso un po' meno, vabbè, salutiamo, raccattiamo le nostre cose e facciamo un giretto, sì, la stanza di colore facciamo solo lì la birra, secondo solo all'esterno, perché tanto non mai, non è che abbiamo fatto molto qui. Ok, salve a tutti! Cari amici, fantastico luogo, quindi abbiamo visitato la Villa dei Vecchi, adesso andiamo alla casa del custode, i Negri, Negri di cognome, che erano i custodi della Villa dei Vecchi. I custodi quindi qua. Mauri, fa una panoramica. Sembra una casa di stile proprio montanaro. Sì, stile... stile austriaco, io austriaco, direi. Sì, sì, via montagna, la Mauri, montagna è proprio bello. Molto, è crollata, è molto inagibile, però purtroppo doveva essere una mantiene be- il suo fascino. Doveva essere una bellissima casetta di montagna, stile austriaco lì, sì, trentino, austriaco. Quasi trentino, sì. Trentino sono benissimo, cari amici, continuiamo per dei minuti nella casa del custode, i signori Negri. Qua un po' di cercaglie, caro amico, sto così, noi però andiamo avanti impavidi e riusciamo ad entrare nella casa del custode. Cari amici, questa qualcuno dirà roba vecchia, no? Allora, è arte e noi la facciamo, per quale motivo facciamo arte? Per dare una continuità, per dare una speranza a questi luoghi. Questi luoghi possono avere un futuro. Perché non dare un futuro a questi luoghi? Allora, per dare un futuro a questi luoghi bisogna evitare di tenerli nel dimenticatoio. Per evitare di tenerli nel dimenticatoio li facciamo vedere. Mauri, fa una bella panoramica da qui fuori. Qui c'è l'armadio a muro. Qui c'è l'altra parte, questa è la visuale, che c'è qua fuori dalla finestra, della rimessa, dell'altra parziata che è crollata purtroppo. Armadio a muro e soprattutto qui le materasse. Qua praticamente è la camera matrimoniale. Però la camera, sono rimaste le reti. Qui c'è un'altra finestra, un'altra entrata, un'altra po' crollata. Attualmente quindi si entra dalla camera matrimoniale e adesso mano a mano le altre stanze. Allora praticamente il resto è crollato. Guardate qui, è in stato veramente... La signori Negri è crollato un po'. E di là c'è tutta la parte delle scale
che allora quando ci hanno detto che qualcuno è caduto dalle scale, alto, perché le scale si sono rotte, può essere quella che non era alla Villa dei Vecchi, ma era, questa era casa qua. Alla Villa dei Negri, che era questa, quindi può essere successo qua. Scale di legno marcio, di legno marcio, mentre... guardatele qui, sono proprio, e poi lo faccio vedere qui, guardatevi. Sì, vedete sì. Qua che ci sta staccando, basta un niente, legno marcio questo è... Ma il fatto, allora, io ho notato che c'era questo a sostegno, il corrimano a sostegno. Allora dicevo, l'ho vista, l'ho scoperta adesso, io Mauri non l'ho vista in altri video. Perché le non scale, tutti vengono le scale qua. Sono, non tutti, però c'è qualche youtuber che è salita pensante, si è arrampicata anche su una natura, ha scavalcato quel buco là, che c'era già quel buco là. I youtuber che di quest'anno sono venuti, perché poi il disastro lì è successo 2 anni fa, si vede che quando... due stati scorsi. Sì. Però cosa è successo? Non siamo andati perché anche il legno è marcio. Quindi cosa succede? C'è il rischio che non cede, che cede con il nostro peso, cede, noi siamo abbastanza... Ma allora il punto, le scale non si possono fare né alla Villa dei Vecchi né alla Villa dei Negri. Perché? Alla Villa dei Vecchi non c'è il parapetto. Alla Villa dei Negri il parapetto c'è, ma le scale sono marce, sono di legno. E Mauri, si sono parlate. Bene così, cari amici. Si vede che proprio cedono, lì ha ceduto proprio, qualcuno è andato su e c'è rimasto, qui è venuto giù. Ma poi è crollato giù tutto, quindi non c'è più niente da vedere adesso. Carissimi amici, crollato tutto. Guardate la precarietà, vedi questo, e qui basta che levi giù, qui crolla tutto. Sì, crolla tutto purtroppo. Bene, 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 bene. Poggiamo un attimo qua e salutiamo. Continuiamo, salutiamo. Bene. Bene, benissimo, bene. Bene, insomma. Sì, diciamo che nel nostro video ci si riscaldavano con la stufa, perché c'è il buco della stufa lì. Il buco della stufa. Non c'era bene. Cari amici, quindi dare una speranza. La casa di Heidi sembra la casa dei negri, della famiglia Negri. Sembra la casa di Heidi. E qua la Villa dei Vecchi, Casa Rossa, in questo fantastico panorama alpestre. Proprio le Alpi in tutto e per tutto, cari amici. E lì, i rumori sono della zona industriale. La zona industriale, di là, se sentite qualche rumore, la zona industriale. Un bellissimo prato. E la casa del Conte dei Vecchi, in questo bellissimo prato. Bellissimo prato. E la casa rossa di Felice dei Vecchi, in questo bellissimo posto, Cortenova, provincia di Lecco. E Cortenova... E questo paesino qua. Guardate che bello. Un bel paesino, eh? Un bel paesino di Cortenova. Un bel paesino di Cortenova, cari amici. E qua... Su questo pianoro ci starebbe proprio bene una fontana. Poteva essere proprio qua, cari amici, la fontana della Villa Rossa, della Casa Rossa.
Bene, cari amici, bellissimo Urbez, fantastico Urbez, fantastico posto, cosa potremmo desiderare di più? Ciao cari amici, ciao ciao a tutti quanti, grazie, grazie che ci seguite, grazie di tutto, grazie delle cose belle che facciamo noi, fate voi, l'arte cari amici, l'arte, ci vuole qualcosa nella vita, una di queste cose è l'arte, e che arte sia, arte. Villa dei Vecchi, Casa Rossa, in questo bellissimo posto. No, è venuta bene. No, abbiamo fatto un bel lavoro. Non so, bisogna... comincia a essere buio.